Allora, ciao ragazzi, oggi sono con Francesco Simoncelli, autore, blogger di rilievo, conosciuto particolarmente perché tratta tematiche economiche e finanziarie. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, questa sera secondo me è puntata molto interessante perché andremo a parlare di tematiche che non tutti trattano, nel senso andremo a parlare della creazione del cartello bancario, del perché Bitcoin è crollato, se è un vero crollo, se è esplosa la bolla, se è una cosa normale, oppure se c'è qualche altro motivo dietro, se è stato assassinato Bitcoin, oppure se Bitcoin è stato creato dall'NSA. Quindi io direi di iniziare piano piano perché gli argomenti sono tanti per oggi, Francesco, e iniziamo subito questo tema della creazione del cartello. Io ultimamente sto vedendo un telefilm, si chiama Narcos Mexico, dove praticamente un leader, un capo mafia, incontra tutti gli altri leader delle altre famiglie, cerca di mettere insieme per portare a profitti maggiori all'organizzazione, no? Così possono decidere prezzi, eccetera. E per farlo hanno bisogno, del supporto, cioè in parole povere, si comprano politici, polizia, governo, media, e chiunque gli può mettere i bastoni tra le ruote, chiunque li può proteggere in qualche modo. Io vedo, dopo dimmi anche tu, vedo un po' qualche analogia con anche il sistema nostro bancario, composto da banche centrali, e secondo me è un vero e proprio cartello. Dopo, in economia, tu lo saprai meglio di me, perché forse hai anche non lo so, qualche studio ulteriore al mio, magari, e in economia i cartelli sono visti malissimo. Ci sono i cartelli, quelli criminali, ci sono i cartelli fatti da imprese, perché anche due o più imprese possono colludere tra di loro, però non si parla mai di cartelli bancari, che forse è quello il cartello più grande, più potente mai creato nella storia del mondo. Quindi inizierei con la creazione del cartello bancario, come lo vedi, e anche qualche passo importante, come secondo, a mio avviso, è l'abbandono del gold standard. La cosa interessante di questo argomento è semplicemente una. Nel corso della mia carriera ho appreso una cosa molto intrigante e particolare che la maggior parte delle persone, soprattutto la maggior parte di coloro che studiano economia, non notano, anche perché non gli viene fatto notare in un certo senso. I libri di testo canonici, quelli che vengono usati all'interno delle accademie, delle università, il capitolo sulle banche centrali e il capitolo sui cartelli sono due cose separate praticamente. Sebbene il settore bancario centrale sia a tutti gli effetti un cartello, gli studenti apprendono che dal punto di vista ufficiale le due cose sono separate. Ma questo non è niente di nuovo all'interno di questo mondo, poiché il cartello delle grandi banche non è altro che un qualcosa di stabilito quando, ad esempio, negli Stati Uniti nel 1913 è stata fondata la Fed. In realtà si dice che il suo compito ufficiale sia quello di stabilizzare i mercati, tenere a bada i tassi di interesse e via dicendo. In realtà esiste il cosiddetto compito ufficioso, che è quello di salvaguardare il settore delle grandi banche commerciali e, in secondo luogo, sostenere il mercato delle obbligazioni statali. E questo è per quello per cui è stato creato il settore bancario centrale. E a tutti gli effetti, come dici giustamente, il cartello può sopravvivere soprattutto grazie anche a tante illusioni che vengono messe una dietro l'altra. Una delle ultime è quella secondo cui la Federal Reserve in particolare sta rialzando i cosiddetti tassi di interesse. In realtà, come ho approfondito molte volte sul blog, è in realtà il contrario. È come se una persona, indicando il moto del sole, dicesse che alle 6 del pomeriggio il sole si troverà in una data posizione. Ma quello è qualcosa che è così, è nella natura delle cose che succeda. Le banche centrali alla fine fanno lo stesso, si accorgono che qualcosa si sta interrompendo nei mercati e dicono che sicuramente c'è qualcosa da cambiare, in questo caso i tassi di interesse, per esempio. Ma in realtà tutto questo è nato
nel 2008 a seguito del cosiddetto grande esperimento monetario, che è stato quello del quantitative easing. In sostanza è stata gonfiata una delle più grandi bolle mai viste nella storia dell'economia, e questo sta portando a dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti quanti. Ci basta vedere quello che sta succedendo alla General Motors, per esempio, l'epigone, l'esempio più fulgito di quello che significa quando il credito facile viene dato anche a quelle persone che riescono ad appannare uno specchietto retrovisore. E la bolla dei prestiti per automobili è quella che rappresenta e rappresenterà la nuova bolla subprime, quella che è stata praticamente quella del, per esempio, nel 2008, quella dei prestiti per le case. E tutto questo ha un'origine ben specifica. Hai ragione quando dici che l'abbandono del gold standard è stato la miccia che ha fatto esplodere questa serie di distorsioni all'interno dei mercati. Ma io direi che anche per analizzare poi gli altri argomenti di cui parleremo, in realtà ciò che conta di più in questo campo è, come dicevamo prima, sono le illusioni. Ovvero, nel caso specifico, l'oro è stato abbandonato, il gold standard è stato abbandonato, quando è stato lo Stato che ha posizionato il proprio conio. Perché, come sappiamo, l'oro è emerso come denaro, come moneta, dall'ordine spontaneo, come ci ha descritto anche spesso e volentieri Hayek nei suoi scritti. Essendo un ordine spontaneo, praticamente sono state le azioni degli individui a sceglierlo come denaro. Solo che poi lo Stato ha detto: io vi appongo il conio, quindi da questo momento in poi questo è denaro. Ma le persone già avevano scelto prima come denaro. E quindi questa è un'illusione che si è protratta nel tempo e ha permesso allo Stato di sospendere il gold standard qualora avesse voluto. L'abbiamo visto nella Prima Guerra Mondiale, l'abbiamo visto nel 1933 e l'abbiamo visto infine negli anni 70. E negli anni 70 successivamente è nata la cosiddetta era del tocco leggero, nel senso le banche centrali hanno iniziato piano piano a distorcere i mercati attraverso le loro azioni nei mercati. E successivamente, nel 1987 per la precisione, Greenspan ha dato il via all'era del cosiddetto tocco pesante. Da lì in poi le banche centrali hanno iniziato a un'escalation di interventi che le ha portate al quantitative easing che abbiamo visto più di recente. E di conseguenza, se noi diamo un'occhiata anche al livello di debito del settore finanziario e non finanziario, abbiamo un'esplosione rispetto ai risparmi reali, che è qualcosa di che non avevamo mai visto prima. Negli anni 80, infatti, c'è questo distacco che invece con il gold standard precedente non abbiamo mai visto e non abbiamo mai avuto. Quindi l'abbandono della moneta, del denaro, nato dall'ordine spontaneo, è quello che ha dato origine a tutta una serie di distorsioni di cui adesso stiamo pagando dazio. Assolutamente. Posso chiederti, per essere più incisivo, com'è stato abbandonato il gold standard? Cioè nel 1933 che è successo? Nel 1933 Roosevelt praticamente ha bandito l'oro. Tutte le persone che avevano il proprio metallo all'interno del settore bancario commerciale hanno visto praticamente il loro oro sparire dall'oggi al domani, consegnato successivamente alla banca centrale e successivamente svalutato fino alla cifra di 35 dollari. Sì, per quindi, chi non lo sapesse, scusa se ti interrompo, l'oro è stato proprio, era il possesso di oro, è stato reso illegale. Cioè, se ti trovavano con l'oro e non l'avevi convertito, ti facevi, cioè rischiavi di farti 10 anni di galera. Quindi solo, ad esempio, dentisti mi sembra che potevano ottenere 100 grammi, no, 100 once d'oro. Per cui è stata una cosa molto pesante, perché 10 anni di prigione sono come da noi attualmente andare in giro e ti beccano con un chilo di eroina, quindi hanno equiparato l'oro a cose pesanti, molto pesanti.
Ma infatti anche negli anni 60, comunque, prima della chiusura della finestra dell'oro da parte di Nixon, anche lì venne, lì chiaramente le persone già non lo potevano detenere più, ma venne reso lo stesso illegale e non sarebbe stato più legale possedere oro fino agli anni 90, mi sembra, fine anni 80, inizio 90, comunque, da parte degli americani. Quindi, insomma, l'illusione aveva a tutti gli effetti preso il posto della realtà. Assolutamente. E tutto questo ha portato a gonfiare una bolla megagalattica, come dicevi, tutti gli asset sono in bolla e i ricchi, cioè chi ha saputo, per carità, chi ha saputo organizzarsi è diventato sempre più ricco, chi aveva asset è diventato sempre più ricco, poi i poveri ne hanno un po' risentito. Io voglio Sì, chiedere, tu vedi Bitcoin come una possibilità, cioè come, a parte il prezzo, no? Che è facile vedere Bitcoin per il prezzo, ma vedi una Bitcoin come un'opzione per uscire dal e a mandare un po' a quel paese questo cartello? Beh, effettivamente Bitcoin in questo momento credo che sia presa in considerazione, almeno dalla maggior parte delle persone, di quelli che hanno minimamente studiato il protocollo e hanno minimamente studiato un po' di teoria economica, prendono in considerazione per due motivi, secondo me. Il primo è la sua non censurabilità e il secondo la disintermediazione. Ti faccio un piccolo esempio. Domani, 7 dicembre, uscirà sul blog un articolo molto interessante che si chiama, che ho intitolato, Il mistero dell'attività bancaria ombra. Questo per dire che quando una qualsiasi persona compra un'obbligazione, ad esempio, chi emette questa obbligazione non deve assolutamente niente a chi la compra, il cosiddetto investitore retail. È strano, quando invece in passato emettitore e colui che comprava erano praticamente ad un livello di contratto univoco. L'emettitore doveva qualcosa di intermediazione attraverso i quali l'ultimo è l'investitore retail. Quindi l'investitore retail ha praticamente diritto al suo rendimento solo perché lo strato superiore al suo gli deve qualcosa, ma l'emettitore non gli deve niente. E ogni strato di intermediazione può strutturare l'asset che compra dallo strato precedente in modo da cartolarizzarlo ed emettere prodotti derivati che, come sappiamo, al giorno d'oggi hanno raggiunto una cifra, da dire astronomica, sembra quasi dire poco. E comunque in questo modo si vanno a creare una serie di prodotti il cui rischio praticamente viene annullato grazie anche, come stavamo dicendo prima, ad una quantità di credito facile che può essere facilmente fruibile nei mercati finanziari. Quindi l'emissione di titoli che non valgono niente, i cosiddetti anche high yield assets, sono emessi, soprattutto vengono emessi in quelle fasi del ciclo che sono quasi mature e soprattutto portano i loro rendimenti, quando nella loro normalità dovrebbero essere alti, portano dei rendimenti bassissimi, però sono titoli spazzatura. Questi vengono emessi lungo questa catena. Quindi con Bitcoin si va ad eliminare quegli intermediari inefficienti che praticamente parassitano i mercati finanziari e, come dicevi giustamente anche prima, permettono loro di sfruttare il cosiddetto effetto Cantillon, poiché si trovano in una posizione molto vicina ai cosiddetti emettitori di denaro, ovvero le banche. Loro sono tra i primi che riescono ad ottenere il denaro creato ex novo per primi e quindi hanno un vantaggio rispetto a coloro che lo riceveranno più tardi o non lo riceveranno affatto. Quindi Bitcoin, da questo punto di vista, permette alle persone di bypassare questa catena di intermediazione e soprattutto,
permette a loro, in questo momento storico in cui la privacy e la loro e la trasparenza a livello di banche, a livello di mercati, è quasi nulla. Con Bitcoin praticamente le persone si riappropriano di quella privacy, di quella responsabilità anche, che gli può garantire per i loro asset, per i loro risparmi, un qualcosa di più sicuro rispetto a quello che si può trovare in qualsiasi altra banca, soprattutto anche quando consideriamo nel nostro caso specifico, ovvero l'Italia, in cui parecchie persone sono state letteralmente truffate dai cosiddetti prodotti sponsorizzati dalle banche di quartiere quasi, coloro che, di cui ci si fidava, poiché erano i cosiddetti intermediari affidabili. Certo. Invece con Bitcoin le cose cambiano. Le cose cambiano perché io penso, e questo l'ho sperimentato più e più volte, che Bitcoin è un allenamento alla libertà, un allenamento alla responsabilità. Riuscire a sottrarsi da quella campana di vetro attraverso la quale il paternalismo statale ha rinchiuso nel corso del tempo la maggior parte delle persone. Bitcoin rappresenta quella fessura, quello scorcio, attraverso il quale si può vedere la luce, si può tornare ad agire da persone responsabili e libere soprattutto. Perfetto. E che tu sappia, c'è qualche intento da parte di banche centrali a creare una loro criptovaluta invece che Bitcoin? Beh, lo vediamo dalle notizie di tutti i giorni praticamente. Io curo anche la pagina Twitter del Wallet Melis e su quella pagina ogni giorno pubblico dei tweet molto interessanti, alcuni dei quali rappresentano notizie riguardanti il mondo delle cosiddette stablecoin. Stablecoin praticamente sono delle, chiamiamole criptovalute, o dovremmo dire più praticamente pseudo criptovalute, che sono ancorate uno a uno alle cosiddette monete normali. Per esempio esistono ormai le stablecoin ancorate al franco svizzero, al dollaro australiano, al dollaro statunitense, al rublo e così via. Quindi queste stablecoin stanno praticamente affiancando il mondo delle criptovalute. E pare strano per qualcosa che fino a pochi anni fa veniva praticamente considerato come qualcosa di illegale, un mondo a parte. In realtà stiamo praticamente vedendo la storia che si ripete, perché come dicevamo prima, il gold standard in realtà, nato dall'ordine spontaneo del mercato, è stato successivamente affiancato dal conio statale. E allo stesso modo stiamo vedendo che il conio statale sta cercando in qualche modo di affiancare questo mondo. Praticamente, come credo ricorderai, l'anno scorso abbiamo avuto Jamie Dimon che diceva peste e corna di Bitcoin, salvo poi scoprire che JP Morgan investiva pesantemente nelle criptovalute. Quindi non è niente di nuovo in realtà. E c'è anche un video molto interessante di Glenn Beck, che si ritrova praticamente su YouTube, in cui lui spiega praticamente come il mondo della finanza non stia facendo altro che parlare male delle criptovalute solo per comprare basso, come sempre ha fatto praticamente. Prendono tempo, se vogliamo, no? Esattamente, ma ti dirò di più. Come dicevamo anche prima, la cosiddetta bolla del tutto, la bolla negli asset, la bolla in obbligazioni, azioni e quant'altro, è diventata così grande e il bacino dei risparmi reali è diventato così esiguo che non esiste scampo se non un atterraggio molto pesante. E le banche centrali, i pianificatori centrali, agiscono secondo un motto che molto spesso vediamo ripetuto attraverso i loro comunicati, anche chiaramente in modo sottile, non palese. Negli Stati Uniti direbbero don't rock the boat, non agitare le acque. Quindi in questo senso stanno cercando un cosiddetto atterraggio morbido, sfruttando di conseguenza la novità che rappresentano le criptovalute, affiancandola con quella loro attraverso le stablecoin, e quindi cercare di sgonfiare quanto più possibile
la bolla del tutto che si è venuta a creare nel corso degli ultimi 30 anni. Perfetto. Allora, ci sono, a mio modo di vedere le cose, ci sono due interpretazioni semplici per il crollo di Bitcoin. Questa è un'ulteriore domanda che mi sento di farti, forse anche la domanda che mi ha portato a contattarti questa. La prima è che è una cosa normale, cioè Bitcoin è il prezzo di Bitcoin è crollato perché è tutto normale, ha sempre avuto questi cicli, no? Un po' a onde Bitcoin, e ritorna sempre più forte di prima. Oppure l'altra ipotesi semplice è quella di è scoppiata la bolla, questa volta è scoppiata per davvero e per sempre. Oppure un'altra ipotesi che potrebbe essere vista un po' come da complottisti, l'ipotesi complottista, quella che c'è un'ipotesi di assassino di Bitcoin da parte di qualcuno. Beh, è chiaro che, come dicevamo poco fa, i pianificatori centrali, i banchieri centrali, le persone nelle istituzioni non fanno altro che cavalcare il momento e cercare di trarre vantaggio da questa pausa. Perché è vero, Bitcoin, essendo una moneta che è nata sulla scia della crisi del 2008, non era altro che la risposta del libero mercato ad una sequenza di errori economici che sono stati perpetrati troppo e troppo a lungo. Bitcoin quindi era una risposta genuina di un ambiente dinamico, perché il libero mercato è dinamico, ad un ambiente statico, che è quello delle banche centrali, dell'illusione delle banche centrali, dei pianificatori centrali. Quindi è ovvio che quelle persone all'interno delle istituzioni non possono fare altro che cercare di arginare questo tipo di tecnologia. E sebbene ci sia anche questa componente, in realtà non dobbiamo scordarci dei fondamentali, poiché dal punto di vista tecnico, comunque, e in quanto io analista dei mercati delle criptovalute, sto vedendo praticamente, questa è un'analisi che ho anche fatto sul blog, seguendo il cosiddetto andamento frattale, possiamo vedere alcuni pattern ripetersi, come con la correzione del 2014-2016, dove la media mobile a 100 giorni è stata dapprima rotta, successivamente il prezzo ha trovato un supporto forte sulla media mobile a 200 giorni e poi abbiamo visto nel 2016 il prezzo è ripartito in un nuovo ciclo. Ma per smentire anche tutti coloro che parlano di bolla di Bitcoin, ci basta guardare un grafico di Bitcoin a lungo termine, chiaramente, meglio uno di quelli a una settimana, su scala logaritmica. Guarderemo praticamente che i cicli attraverso i quali è andato il prezzo di Bitcoin è progredito non sono affatto quelli di una bolla, ma di un andamento che ancora ha molto da dire. Poiché se analizziamo questa tecnologia, così come possiamo analizzare la maggior parte delle tecnologie, ovvero attraverso quello di una curva ad S, vediamo che stiamo praticamente all'inizio del nostro percorso, non siamo affatto alla fine. E se a questo aggiungiamo, a questa curva ad S, aggiungiamo i cicli di Gartner che caratterizzano la curva ad S attraverso i suoi quattro momenti, ovvero una fase iniziale costituita da adottatori, dei cosiddetti early adopters, una fase intermedia costituita in due parti dalla early majority e la late majority, e infine dai laggards, postilla. Secondo me tra i laggards ci saranno anche la maggior parte degli italiani. Probabile. E Gaspare, magari. possiamo notare che attualmente noi ci troviamo nell'ultima fase degli early adopters, nella fase di correzione del ciclo di Gartner, e stiamo per entrare nella cosiddetta early majority. Quindi questo tipo di tecnologia ha molto altro da dire al mondo, e sebbene i pianificatori centrali cerchino di in qualche modo arginare questo nuovo paradigma che avanza, le stablecoin, per esempio, rimarranno sempre con la palla al piede che si ritrovano, rappresentata dalle valute canoniche, poiché nella prossima crisi economica
non ci sarà solo una crisi del debito, ma una crisi delle valute stesse. E se ci sarà una crisi delle valute stesse, le stablecoin ne risentiranno molto. Probabilmente possono permettere alle persone di in qualche modo entrare con una maggiore semplicità all'interno del mondo delle criptovalute, però poi si renderanno conto che quelle che hanno scelto non sono altro che la brutta copia delle valute canoniche che hanno nei portafogli oggigiorno, e saranno spinti, secondo il mio giudizio, a scegliere le vere criptovalute, che praticamente stiamo parlando di Bitcoin e una manciata di altre che sopravviveranno al ciclo attuale. Grande. Metto in chiaro una cosa, sennò mi dicono che c'era con Gasparri, ma mi sembra che è lui che ha fatto un tweet o ieri o oggi contro Bitcoin. Sennò mi dicono subito che ce l'ho contro determinate persone o determinati politici. No? Veramente mi importa sì. Personalmente di politica. Guarda, nella fase correttiva del ciclo di Gartner, ogni volta ci troviamo sempre i cosiddetti, ve l'avevo detto, era solo speculazione, ma è meglio così, guarda, è meglio così, perché la maggior parte di coloro che sono entrano altro che speculatori sul prezzo, entravano solo per il prezzo, non sapevano né che cosa costituisse il protocollo di Bitcoin, non hanno mai letto il white paper, soprattutto non hanno una visione economica chiara di quello che rappresenta Bitcoin in questo ambiente economico e finanziario. Quindi, meglio così. Allora, una delle ultime domande, ancora tesi più complottistica. L'NSA, che ha creato l'algoritmo SHA-256 e parlava anche di valute digitali, c'è qualche documento prima anche dell'avvento di Bitcoin. È possibile che l'NSA abbia creato Bitcoin? Questa è una domanda interessante. Perché qui entriamo nel cosiddetto reame delle conseguenze non intenzionali, poiché possiamo immaginare che sia anche così. Però noi sappiamo che, ad esempio, Internet stesso può essere nato da un progetto militare. Di conseguenza noi oggi diffondiamo le nostre analisi, diffondiamo i nostri pensieri, diffondiamo i nostri articoli su una piattaforma che potrebbe benissimo essere controllata, almeno l'1% di questa, perché poi se chiaramente si studia un po' di informatica, si va a fondo, si conoscono un po' di programmi software, comprendiamo che internet in realtà è uno spazio molto più vasto di quello che si crede e soprattutto non è controllabile a mena dito da parte dei cosiddetti pianificatori centrali, perché loro possono anche avere accesso a tutte le nostre informazioni, a tutto ciò che diciamo, a tutto ciò che facciamo. Ma metterle insieme, questo tipo di informazioni, è ben altra cosa. Poiché significherebbe che una manciata di cervelli riescono a capire quello che è nella testa di miliardi di persone. Questo a tutti gli effetti è impossibile, a meno che uno non avalli la tesi della telepatia. Quindi possiamo anche dire che la NSA possa aver dato il via a questo tipo di tecnologia, ma come abbiamo visto per esempio con internet, la tecnologia evolve, la tecnologia si migliora. La tecnologia dà vita ad esempio a criptovalute come Zcash e Monero, per esempio, che sono delle criptovalute totalmente anonime. Quindi, anche se, per esempio, Bitcoin non è totalmente anonimo, eppure il mercato ha risposto attraverso la creazione di due criptomonete che vanno a soddisfare un'esigenza di alcune persone che desideravano un anonimato completo. Quindi, a mio modo di vedere, sebbene si possa anche avallare la tesi di una nascita di Bitcoin o delle criptovalute o dell'idea delle criptovalute da un'agenzia governativa, l'evoluzione del libero mercato, che ricordiamolo, è un flusso dinamico di informazioni rispetto al flusso statico, il flusso istantaneo di informazioni presente nelle agenzie governative, permette alle persone di soddisfare le proprie esigenze attraverso la modifica, attraverso l'evoluzione di quelle strutture
che più si confanno alle loro esigenze. Quindi, per quanto riguarda questo tipo di argomento, può anche essere vero, ma come dicono gli Stati Uniti, who cares alla fine se le persone riescono ad utilizzarlo nel modo più consono che e le soddisfa di più. Per esempio, sebbene Bitcoin, come dicevamo prima, permette la disintermediazione, le persone amano ancora una parte di intermediazione attraverso gli exchange, per esempio. Quindi, se ne hanno bisogno, ne hanno l'esigenza, è una risposta che dà il mercato. E se, anche se la NSA, per esempio, può aver creato l'idea delle criptovalute, ma le persone la strutturano in un modo che non poteva essere immaginato in precedenza dall'agenzia governativa, who cares? Ok, senti, invece, già che siamo arrivati a parlare di Zcash, come la vedi l'introduzione di Zcash su Coinbase? Del tutto normale? Cioè, molti la vedono come normale, da me non sembra del tutto normale. Nel senso che o stanno facendo uno studio, però non sono forse di quest'idea, oppure Coinbase spinge e vuole vedere come si comportano i regolatori per quanto riguarda su criptovalute con focus sulla privacy. Perché poi la stessa risposta che danno qua la devono applicare anche a Bitcoin, se con Lightning Network o altre cose implementano la privacy anche su Bitcoin. Tu come la vedi? È un esperimento interessante, devo essere sincero, perché ogni giorno vediamo che ci sono delle notizie che sono sempre intriganti, non ci lasciano mai con un giorno di noia, praticamente. Vabbè, essendo Coinbase statunitense, sarà interessante vedere come si comporterà Zcash con le KYC e le anti-money laundering rules degli Stati Uniti. Si vociferava anche che Zcash potesse cambiare qualcosa all'interno del suo protocollo per abbandonare l'anonimato completo. Come dicevamo prima, è interessante vedere come si svilupperà questa cosa, perché se il mercato sarà soddisfatto dei cambiamenti che apporterà Zcash, allora vedremo un certo tipo di risposta. Altrimenti, se Zcash farà quello che praticamente gli chiedono di fare, o meglio, gli sviluppatori di Zcash faranno quello che gli chiedono di fare, le regole dell'anti-money laundering, per esempio, il prezzo ne risentirà molto, in modo molto consistente. È un esperimento perché questo qua ci dice quanto le forze di mercato contano, e contano veramente in questo, nel mondo delle criptovalute, poiché in questo modo possiamo vedere come si sviluppano quelle forze che fino a prima del 2008 erano considerate qualcosa di etereo, qualcosa di inesistente quasi, anzi c'erano alcuni accademici che praticamente contestavano il fatto che esistessero le cosiddette forze di mercato. Invece con le criptovalute stiamo apprendendo un modo nuovo, in realtà tra virgolette, per tutti coloro che erano scettici. E nel caso in particolare potremo vedere se Zcash si conformerà alle regole dello zio Sam, e di conseguenza vedremo una risposta negativa da parte del mercato. Oppure se continuerà a soddisfare le persone come le ha soddisfatte fino adesso, esperimento. Così come, almeno per il momento, lo è il mondo delle criptovalute. Ma in questo possiamo essere fiduciosi per il futuro. Ok, io per questa sera ti ringrazio, Francesco, secondo me è venuta una bellissima, non dico intervista, ma colloquio con tematiche molto, molto interessanti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.